Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito ragazzi, vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram, detto questo, sigla, e poi ci diamo dentro col video. Oggi ragazzi sono qui per portarvi un altro caso italiano. La storia di Milena Quaglini, la protagonista di questo nostro video, la trovo interessante. Quella di Milena è una storia fatta di difficoltà, di dolori e di speranze, andate totalmente in frantumi. La vita di Milena non è facile, anzi, tutt'altro. È un vero inferno, ed è proprio questo malessere che nasce fin dalla sua infanzia per tormentarla e per poi perseguitarla per tutta la vita. Milena Quaglini nella sua vita ricerca solo l'amore, quell'amore che ti riempie il cuore e la vita, ma non riesce proprio a trovarlo. Milena Quaglini ha freddato tre uomini. Dai media è stata definita anche la Eileen Wuornos italiana. E vi ho parlato di quella fuori di melone seriale in questo video. Eileen è descritta come una delle prime fuori di melone seriali a non provare alcun rimorso per i crimini commessi. Però in questo caso, come vi ho preannunciato, siamo in Italia. La chiamano la vittima spietata, la vedova nera del Pavese. Oggi quindi parliamo di questa spietata vedova nera del Pavese. Il suo nome è Milena Quaglini. Come al solito, partiamo dall'inizio, dall'infanzia di Milena. Nasce il 25 marzo del 1957 a Mezzanino Po, in provincia di Pavia. Milena è la secondogenita di una famiglia molto modesta, una famiglia abituata a faticare, proprio per riuscire a portare il piatto in tavola tutte le sere. Il padre di Milena lavora in un'azienda metalmeccanica, mentre sua madre fa la donna delle pulizie. La famiglia in cui cresce Milena però è incredibilmente disfunzionale. Il padre di Milena è un uomo violento che spesso e volentieri alza le mani e oltre a sua moglie spesso i suoi maltrattamenti sono indirizzati anche verso le sue figlie. Il papà di Milena ha seri problemi con l'alcol. Beve tanto, beve troppo. E quindi gli eccessi di ira sono all'ordine del giorno in casa di Milena. E poi c'è la madre di Milena, una donna fragile, per natura remissiva. Insomma, la donna sopporta e non dice nulla. Il marito le mette le mani addosso e lei giorno dopo giorno cerca di sfuggire da quel dolore, creando in casa un ambiente quasi anaffettivo, asettico. Ed è in questo ambiente che cresce le sue figlie. Il padre di Milena per di più è anche un uomo ossessivo e geloso e non fa fare a sua madre assolutamente nulla, non la fa quasi uscire di casa. Quindi l'ambiente in cui cresce Milena è freddo, senza amore. Milena cresce e in quegli anni vede quella situazione ingigantirsi sempre di più e lei ne fa parte. Per Milena passa la preadolescenza, passa l'adolescenza. Si diploma in ragioneria all'istituto commerciale Cossa di Pavia. Poco dopo essersi diplomata, Milena trova un lavoro e quindi fa una scelta. Sicuramente drastica, ma necessaria. Se ne va di casa, da quella casa che oramai per Milena è diventata invivibile da anni, e vive la sua vita tra Como e Lodi. Il sogno di Milena ovviamente è quello di avere una casa sua, di incontrare un uomo e di mettere su famiglia. Quella famiglia che lei purtroppo non è mai riuscita ad avere. Nel frattempo però Milena si deve accontentare. Di conseguenza fa diversi lavori, la cassiera, la badante, la donna delle pulizie. Dopodiché inizia a lavorare come contabile in una società di impianti idrosanitari. È il 1975. Appena dopo un anno dall'assunzione, Milena incontra un uomo. L'uomo della sua vita, l'amore della sua vita. E lei quell'amore lo trova in Enrico. Milena vede in Enrico l'uomo che può davvero renderla felice. C'è una differenza d'età non indifferente, Enrico ha 15 anni in più di lei. Ma per la ragazza questo aspetto lo rende ancora più protettivo, più rassicurante in un certo senso. Milena, giorno dopo giorno, grazie alla vicinanza di Enrico, riceve calore. Quel calore che le è totalmente mancato prima. Il suo cuore finalmente si scalda e Milena si innamora davvero. Ovviamente i genitori di Milena frega poco o niente della sua felicità e dei suoi sentimenti. Per loro conta solo che Enrico è sposato e divorziato. E quell'imbarazzante differenza d'età. Per i genitori di Milena quella relazione è un vero e proprio scandalo. E quindi Milena qui fa un'altra scelta, la decisiva. Volta le spalle ai suoi genitori. L'aveva già fatta qualche anno prima andandosene di casa, ma non del tutto. In precedenza capitava che Milena si facesse sentire con i suoi, ma dopo questa loro presa di posizione, Milena sceglie e sceglie la felicità con Enrico. Nel 1979 arriva anche un pargoletto, Dario. E finalmente Milena ha una bella famiglia. Una famiglia normale, fatta d'amore, di quotidianità, di vacanze. Enrico ha un negozio di ferramenta e Milena si rende conto che tutto ciò che ha desiderato ora è nelle sue mani. Ed è esattamente in questo modo che passano 10 anni. 10 anni che Milena descrive come i più belli della sua vita. Quelli sono gli anni in cui Milena capisce davvero cosa voglia dire essere felice. Anche con gli alti e bassi della vita. E lo capisce perché purtroppo la felicità
non è nel suo destino. Infatti Enrico, poco dopo, si ammala di diabete e dopo circa un anno di malattia viene a mancare. Nel 1987 Milena si vede tutto crollare addosso. Ha solo 29 anni e la vita le si sbriciola letteralmente tra le mani. E poi c'è di nuovo quel freddo nel suo corpo, quel freddo che Enrico era riuscito in qualche modo a far sparire. È tornato. Al dolore della perdita per Milena purtroppo si sommano i problemi economici. Milena da sola non riesce ad andare avanti, non riesce a crescere suo figlio, non riesce a pagare il mutuo. E quindi perde sia la casa che il negozio di ferramenta di Enrico. E questo è il momento in cui Milena trova conforto nella bottiglia e purtroppo inizia a soffrire di depressione, una malattia che si porterà dietro per tutta quanta la vita. E quindi a Milena non le resta che fare una scelta non facile, ma necessaria. Milena deve tornare dai suoi genitori, che però non comprendono assolutamente il suo dolore, anzi, le fanno la predica. Il padre le dice una cosa del tipo: ecco, non bastava lo scandalo del metterti con un uomo separato, ora sei pure una ragazza madre, senza una casa, senza una famiglia, disgraziata, te la sei proprio cercata. Milena però, nonostante si renda conto che davvero la bottiglia ogni tanto sia un aiuto, e nonostante la depressione di cui soffre, tenta di rialzarsi, prova a riprendersi e pian piano ci riesce, se lo ripete in testa come un mantra. No, non è finita. Decide quindi di tornare a Pavia per rincominciare una seconda vita. Trova una casetta a Trovacò Sicco Mario, un comune che conta 3.485 abitanti, in provincia di Pavia. Trova lavoro presso un centro commerciale, in San Martino. Milena è brava, fa il suo lavoro e in breve tempo diventa caporeparto. Finalmente Milena ha uno stipendio decente e può permettersi una casa per lei e Dario. Niente più casupole piene di umidità e inaccoglienti. E il piccolo Dario, in effetti, per Milena, rappresenta l'unico pezzo di puzzle della sua felicità perduta. Non solo ama Dario con tutta se stessa, ma soprattutto il figlio la lega ad un momento della sua vita davvero, davvero felice e spensierato. Quindi tutto sembra andare per il verso giusto. Pare che la vita sia tornata a sorridere a Milena. E nel 1989 la donna incontra un altro uomo di nome Mario Fogli. Milena incontra Mario sul luogo di lavoro, in quanto Mario fa delle consegne per il centro commerciale in cui Milena lavora. E in effetti, in Milena qualcosa scatta dentro quando lo vede, dopo tanto tempo. I due quindi cominciano a frequentarsi e pochi mesi dopo, forse un po' troppo frettolosamente, nel mese di luglio si sposano. È il 1989. 3 anni dopo, nel 1992, Milena resta nuovamente incinta e le pare davvero impossibile di essere riuscita a ritrovare nuovamente quello che cercava da tutta la vita. Tutto sembra perfetto. Appunto, sembra. Perché è proprio quando tutto si equilibra che iniziano ad esserci dei grossi problemi di coppia tra Mario e Milena. Mario si rivela essere un gran bevitore. Esattamente come il padre di Milena. Anche Milena si era buttata sulla bottiglia quando le cose erano troppo difficili per lei. Però in quel momento sta bene e inizia a notare che Mario, quando beve, diventa violento. Di nuovo, esattamente come suo padre. Comunque passa il tempo e Milena partorisce la prima figlia. Per di più, Mario è anche lui, come il padre di Milena, ossessivo e geloso. La costringe a lasciare il lavoro perché, secondo lui, parole sue, le donne che lavorano prima o poi tradiscono. Lei lo accontenta, lascia il lavoro e poco dopo rimane nuovamente incinta. Ed è proprio in questo caso che riusciamo a vedere, chiaramente, la stessa prigione che ha vissuto la madre di Milena e che ora sta vivendo Milena. Ed effettivamente c'è stato un evento che la donna ha definito come punto di rottura. Milena racconta che è sera a casa Fogli, è in dolce attesa e ha appena finito di cucinare. Milena sta aspettando il ritorno dal lavoro di suo marito. Sul seggiolone in cucina c'è la figlia, avuta con Mario. E poi accanto a lei c'è Dario, il primo figlio di Milena che ormai è un ragazzino di 13 anni. Mario finalmente arriva a casa, ha il peluche di un orsacchiotto tra le mani, si dirige direttamente verso sua figlia, senza neanche degnare di uno sguardo sua moglie o Dario, il suo figliastro. Dario a quel punto osserva la scena, osserva Mario essere così buono con sua figlia, giocare con lei. Le dà il pupazzo e la bambina ride. E Dario, per essere partecipe in questa situazione, si mette in mezzo e ruba il pupazzo alla bambina, che inizia a piangere. Cosa abbastanza normale, oserei dire. Mario questa situazione però non la tollera. Esplode. Prende Dario, il suo figliastro, per un braccio, Mario, e gli dice: tu non osare toccare mia figlia! Non fai parte di questa famiglia. Quindi ridale il pupazzo e non osare mai più avvicinarti a lei. Milena a quel punto si mette in mezzo e dice al marito di lasciar stare Dario perché non aveva fatto nulla. Mario però si arrabbia ancora di più. Non accetta che sua moglie sia così tanto irrispettosa. Non sopporta che abbia minato la sua autorità proprio dinanzi a Dario.
Di conseguenza, quella sera, Mario mette le mani addosso anche a Milena, dicendole cose del tipo: chissà che cosa fai durante il giorno quando io non ci sono, eh? Dimmelo, dimmelo, che cosa combini? O cose del genere. Milena non solo riceve botte, ma anche una vagonata di insulti e non ci crede. Non riesce a tollerare nella sua testa di essere finita in una prigione più che in un matrimonio. Nonostante i problemi che avrebbero potuto esserci, in realtà la bambina di cui era incinta nasce senza alcun problema. Però Milena, quella situazione inizia a non tollerarla più. Anche perché Mario, dopo quel diverbio avvenuto all'ora di cena, ha spedito Dario, il suo figliastro, a dormire in garage. Dopodiché Mario inizia a mettere le mani addosso anche a Dario, inizia ad umiliarlo. Milena a quel punto non ce la fa più e trova nuovamente conforto nella bottiglia. Questa volta però questo gesto rappresenta il gesto di non ritorno. Milena passa al whisky e si rende conto che quella bottiglia è un'amica affidabile, silenziosa, che in qualche modo la scalda. Quella bottiglia riscalda il cuore di Milena, quel cuore così tanto malandato. Ed è così che ben presto Milena cade totalmente nella dipendenza. La stessa Milena racconterà: la mattina, quando mi svegliavo, neanche riuscivo a bere il caffè da quanto mi tremavano le mani. Solo dopo due bicchieri riuscivo a calmarmi e quindi a fare ciò che dovevo. Nonostante quest'altro problema subentrato nella vita di Milena, il marito continua a mettere le mani addosso. E in questo caso Milena fa un passo in avanti, perché si rende conto che se mischia l'alcol con dei farmaci, tutto diventa ancora più alterato. E per Milena quell'alterazione è piacevole, rende il tutto più sopportabile per lei. La donna, quindi, per riuscire a tollerare quella vita, ha capito come ingoiare i bocconi amari, grazie ad un altro bicchiere, poi ad un altro e ad un altro ancora. Prova anche a sporgere denuncia per maltrattamenti nel 1993, Milena, esattamente il 6 marzo. Ma senza alcun risultato. Poi, di nuovo, come vecchi amici fidati, ritornano i problemi economici. Come già vi ho detto, Mario ha preteso che Milena lasciasse il lavoro. Peccato che lui non riesca a tenersene uno di lavoro, che sia uno, eh? E quindi a questo punto Mario fa un altro passo, obbliga Dario, il suo figliastro, ad andare a lavorare per portare a casa la pagnotta, quando Dario avrebbe voluto continuare a studiare. Ma niente, si ascolta quello che dice Mario. E quindi Dario deve andare a guadagnarsi la pagnotta. Dopo questo evento arrivano altri guai, altri grossi, enormi guai, in quanto a casa di Milena bussa un ufficiale giudiziario per il pignoramento dei beni. Ebbene, Milena non sa che suo marito, Mario Fogli, ha un grosso debito per l'acquisto di un camion. E tutto ciò che è presente in casa viene tolto a Milena da sotto il naso. Televisore, il tavolo della cucina, sedie, lampade, divano, tutto quanto. Dopo questa ennesima batosta, Milena quindi se ne va. Manda Dario dalla nonna e qualche giorno dopo prova a presentarsi anche lei, da sua madre, con le due figlie avute con Mario Fogli. Ma sua madre non ha alcuna intenzione di riprendersela in casa. Per Dario non c'era alcun problema e d'altro canto, il ragazzo ormai quindicenne si è allontanato dalla madre, che è rimasta passiva a fianco a Mario Fogli per anni, facendogli passare delle giornate, dei mesi, degli anni infernali. Quindi Milena, dopo aver ricevuto quell'incredibile sorpresina finanziaria da Mario, viene letteralmente abbandonata a se stessa. E piuttosto che darle una mano, Mario Fogli se la dà a gambe, abbandonandola con ben due figlie da crescere. Quindi Milena, malincuore, si allontana da Dario, il suo primo figlio, va via da casa dei suoi genitori e si prende cura delle due figlie nate da Mario Fogli. La donna si stabilisce in Veneto, più precisamente ad Este. Siamo vicino Padova ed è il 1995. Lì Milena si è sistemata in qualche modo, fa la portinaia in una palestra del posto, però con due figli ed una casa i soldi non bastano. I problemi economici continuano ad attanagliare la sua vita, fino a quando Milena è sotto casa sua, su una panchina, e viene avvicinata da un uomo, un signor anziano di nome Giusto Dalla Pozza, di 83 anni. Giusto propone a Milena di andare da lui a farle da badante e Milena accetta. Passa un primo periodo ed è tranquillo e Giusto Dalla Pozza decide di prestare a Milena ben 4 milioni di lire, dicendole che avrebbe poi scalato dal suo stipendio ogni mese 500.000 lire per saldare il suo debito. Poi, però, le cose iniziano a cambiare. Giusto si lamenta in continuazione. Il cibo non è buono, la casa non è mai ben pulita, c'è sempre qualcosa che non va. Giusto, il 27 ottobre del 1995, ricatta Milena e le richiede quindi indietro tutti i soldi che lui le aveva prestato. Ovviamente Milena glielo dice, non può ridargli i soldi che gli aveva prestato. E quindi Giusto prova a farle violenza dicendo che avrebbe saldato il suo debito in quel modo, in natura. Milena rifiuta, ma lui ci prova comunque.
Nasce quindi una colluttazione e Milena, distinto dopo anni passati a subire, prende una bajur e la dà in testa al suo aggressore. Giusto dalla pozza quindi è KO, crolla per terra, è sanguinante, ma Milena non ce la fa più. E al posto di chiamare ambulanze e carabinieri per denunciare l'accaduto, Milena decide di uscire di casa. Quindi Milena cosa fa? Esce da casa di giusto dalla pozza e va in palestra. Fa le pulizie per circa 2 ore e poi torna a casa di giusto dalla pozza. Quindi Milena, una volta tornata a casa di giusto dalla pozza, si rende conto che l'uomo si è trascinato per tutta casa. Tutto è in disordine, ma soprattutto c'è una cosa. L'uomo respira ancora. Milena quindi prende coraggio e chiama l'ambulanza. Giusto dalla pozza non sopravvive e con gran stupore di Milena la sua dipartita viene archiviata come accidentale. Caso chiuso, insomma, no? Peccato che per Milena quel caso non sia chiuso. I sensi di colpa la tormentano. In quanto, anche se si è solo difesa, l'ambulanza avrebbe potuto chiamarla prima e magari avrebbe potuto salvare la vita di Giusto. Ma non l'aveva fatto e quindi la donna si sente colpevole. La donna è colpevole. Milena ovviamente ha paura. Ha tanta paura, non sa cosa fare. Ed è proprio pensando al futuro dei suoi figli che Milena cerca di ricontattare il suo ex marito, Mario Fogli. Perché a questo punto, pensa Milena, è meglio tornare nel vecchio inferno, che già si conosce bene, piuttosto che affrontarne uno totalmente nuovo. Così Milena, dopo un paio di mesi dalla dipartita di Giusto, quando le acque paiono essersi calmate, richiama suo ex marito, Mario Fogli, e lo prega di riprovarci. Mario ovviamente non ha idea del crimine di cui si è macchiata Milena, e quindi accetta. Però c'è un'evidenza. Nonostante il tempo passato separati, Mario non è cambiato di una virgola e tornare con lui, per Milena, significa ritornare a quella squallida vita. Quindi rincominciano le botte, i soprusi, le violenze. E con questa quotidianità che si è di nuovo inserita nella vita della donna, la bottiglia torna ad esserle una fedele amica. Milena beve, ma a questo punto non usa l'alcol solo per stordirsi dalla sua quotidianità. Beve anche per dimenticare i suoi sensi di colpa. Prova letteralmente ad annebbiare la sua coscienza per non pensare al crimine che ha commesso. Milena poi arriva a un punto e si rende conto ormai che nulla che prima riusciva a stordirla la rende felice. La bottiglia, i farmaci non le bastano più. E quindi la donna arriva a pensare che togliersi la vita non sia poi così una cattiva idea. E quindi ci prova per 3 volte. Ma senza successo. Arriva agosto del 1998, per la precisione è il 1° agosto. Mario ha avuto un ennesimo eccesso d'ira e ovviamente si sfoga su Milena. Quando il litigio furioso cessa, il marito se ne va a dormire, ma Milena non può far altro che cercare la sua bottiglia, la sua amica fidata. Milena beve un bicchiere dopo l'altro e vorrebbe tentare davvero di farla finita. Non ce la fa più, quella sua vita, Milena, la odia. E così Milena, ingurgitando un bicchiere dopo l'altro, inizia a pensare: forse non sono io quella che dovrebbe sparire. Quel pensiero, piccolo, insidioso, minuscolo, si fa spazio nella mente e nella coscienza di Milena. E quindi Milena, quel 1° agosto del 1998, decide che non si merita quel trattamento. Quindi Milena va nello sgabuzzino e trova della corda di tapparelle. Decide quindi, mentre il marito dorme, di fargli scorrere la corda, non solo tra le mani e i piedi, ma anche sul collo. Ed è così che Mario Fogli viene a mancare. Soffocato. Milena era parecchio sbronza e col senno di poi ammette che non voleva assolutamente farlo fuori, voleva solo fargli paura, ma non ha tagliato la corda in tempo. Mario Fogli non c'è più. Milena lo guarda, pensa cosa sia meglio fare. Prende coraggio, inizia a mettere a posto la camera, prende le coperte del letto sporche di sangue e le usa proprio per arrotolarci dentro il corpo del marito, per poi metterlo sul balcone, coperto da un grosso tappeto. Arriva la mattina dopo, quindi, è il 2 agosto. Cerca di far passare una mattinata per quanto possibile serena alle sue figlie, perché quel giorno è domenica. Dice alle bambine che il loro papà è semplicemente uscito. Poi passano le ore, arriva il 1° pomeriggio e Milena non ce la fa più. Alza il telefono e chiama i carabinieri di Stradella, in provincia di Pavia. Milena lo dice chiaramente in quella telefonata. È colpevole, si costituisce. Piangendo, dice esattamente queste parole. Io so che sono andata di là. Ho preso un pezzo di questa tapparella, gliel'ho legata attorno facendola passare per le caviglie, per i polsi e per il collo. E poi ho tirato. I carabinieri quindi si dirigono a casa di Milena, a Broni, in provincia di Pavia. Per l'esattezza, in via Cavour. L'abitazione in cui si è consumata la tragedia è semplicemente un piccolo appartamento al terzo piano di una palazzina. In bella vista, sul balcone, c'è un tappeto che è impossibile da non notare. Quasi come se qualcuno stesse facendo le pulizie. Ma i carabinieri, una volta entrati in casa, comprendono che le pulizie non c'entrano nulla.
Anzi, il tappeto nasconde il corpo del marito di Milena Quaglini e quindi Milena viene arrestata. Nell'aprile del 1999 il tribunale di Voghera condanna Milena Quaglini a 14 anni di reclusione per la dipartita di Mario Fogli. Le sue figlie minorenni, avute con Mario Fogli, vengono immediatamente affidate a sua sorella. Ma il suo avvocato, Licia Sardo, riesce più o meno a contenere i danni e a far accettare la corte la teoria della seminfermità mentale, proprio a causa delle quantità di alcol che assumeva Milena. Di conseguenza, la pena viene ridotta. 6 anni e 8 mesi da scontare agli arresti domiciliari. Il punto è che la madre di Milena, tanto per cambiare, non ha assolutamente intenzione di accettarla in casa per gli arresti domiciliari. E Milena viene quindi accolta in una clinica, la Fondazione Maugeri, proprio per tentare di curare la sua dipendenza. In clinica Milena racconta a tutti i medici il suo vissuto, ma il responsabile del reparto di alcolologia ammette chiaramente che Milena ha ancora tantissima rabbia repressa. Nonostante dalla tragedia sia passato un anno, la sua ira non si è assolutamente placata. Inoltre Giovanni Vittadini, appunto il responsabile del reparto di alcolologia, sottolinea di non aver trovato in Milena alcun segno di pentimento. Se si parla in modo razionale, Milena dice chiaramente di essere consapevole di aver sbagliato e di aver imparato dai suoi errori. Ma la verità è che dal lato pratico non vi è alcun pentimento. Anzi, in fondo Milena dà proprio l'impressione contraria. È come se pensasse di aver fatto bene a commettere quel crimine. D'altronde si era solo difesa, no? Aveva riaffermato i suoi diritti. E quindi, alla fine, se le cose erano andate così, se Milena aveva dovuto agire così, un motivo c'era. Quando sta per finire il suo periodo in clinica, Milena si agita. Nessuno la vuole ospitare e non sa assolutamente dove passare gli arresti domiciliari. Fino a quando non conosce un uomo, un ex carabiniere, che anche lui stava per uscire da un periodo di riabilitazione. Questo ex carabiniere, di nome Salvatore, le offre ospitalità o quantomeno una stanza in cui dormire. Ma secondo i racconti di Milena, Salvatore dopo neanche 2 giorni cercava di fare le cose birichine. Di conseguenza Milena ha dovuto andarsene e ha iniziato a leggere gli annunci sui giornali. Ed è proprio uno di questi annunci che la colpisce. Un annuncio che recita questo: 53enne, divorziato, dinamico, longilineo, casa propria, cerca compagnia piacevole, massimo 40enne per amicizia, convivenza, poi si vedrà. Quell'uomo di 53 anni si chiama Angelo Porrello. Milena, quando legge quell'annuncio, è sicura. Quello è decisamente l'uomo che fa per lei. Quella è la sistemazione che fa per lei. Quello che non sa Milena però è che Angelo Porrello aveva appena finito di scontare una pena in carcere per aver fatto violenza non solo su sua moglie ma anche su sua figlia. Passa esattamente 1 mese da quando Milena legge quell'annuncio su quel giornale. È la tarda sera del 5 ottobre 1999 e i carabinieri di Bressana Bottarone, in provincia di Pavia, fermano una Fiat rigata bianca. Alla guida c'è una donna e i carabinieri le chiedono immediatamente di chi sia la macchina che sta guidando. La donna risponde: è di un amico, me l'ha prestata. E infatti il proprietario di quella Fiat rigata è proprio Angelo Porrello, l'uomo dell'annuncio, l'uomo che faceva proprio per Milena. Quindi i carabinieri cosa fanno? Le chiedono le sue generalità e la donna mostra una patente. Il nome che appare su quel documento è Quaglinetti Maria Tea. Però quella patente è palesemente contraffatta, i carabinieri se ne accorgono in pochissimo tempo e Michela Quaglini viene denunciata per evasione e portata nel carcere di Vigevano. Per di più, il 6 ottobre del 1999 Angelo Porrello viene dichiarato scomparso dalla figlia e tutti i sospetti cadono proprio su Milena Quaglini. Chi altri se no? Angelo Porrello viene ritrovato senza vita il 24 ottobre del 1999 nella concimaia del giardino di casa sua, a Bascapè, un comune di circa 1700 abitanti che si trova nella zona nord-orientale del Pavese. Partono quindi le indagini. I vicini di Angelo Porrello raccontano di averlo visto nell'ultimo periodo in compagnia di una donna. E per di più, la macchina di Angelo Porrello, una Fiat Bregata bianca, è scomparsa nel nulla. Quella Fiat Bregata non è sparita nel nulla, bensì è stata sequestrata proprio pochi giorni prima nel corso di un controllo. Alla guida c'era una detenuta agli arresti domiciliari e quella donna ovviamente era Milena Quaglini. Però in un certo senso queste sembrano un po' solo delle coincidenze. Milena Quaglini, una volta tornata in carcere, dopo essere stata scoperta il 6 ottobre, continua a scrivere delle lettere indirizzate ad Angelo Porrello. Nelle lettere Milena ad Angelo Porrello dà del lei e scrive che ha lasciato molti dei suoi effetti personali nella sua abitazione. Insomma, Milena Quaglini prova a crearsi un alibi, fingendo di non sapere assolutamente nulla della dipartita dell'uomo. Passano quindi i giorni e Angelo Porrello viene ritrovato senza vita. E quando gli inquirenti si rendono conto che una detenuta gli manda delle lettere, la interrogano. Milena racconta di aver letto un annuncio sul giornale
e di essersi quindi accordata con Angelo Porello per affittare una stanza da lui in cambio di lavori domestici. E Milena sostiene che ha portato da lui dei vestiti in attesa dell'autorizzazione del magistrato a spostarsi. Intanto però le indagini sulla dipartita di Angelo Porello proseguono. Vengono trovate diverse tracce e la colpevole pare proprio Milena Quaglini. Sul letto di Angelo Porello vengono trovati dei capelli, sul quale viene avviata un'analisi del DNA. Nella spazzatura, inoltre, viene trovata una scatola intera, vuota, di sonniferi che solitamente prendeva Michela Quaglini. Le prove contro di lei quindi ci sono, e a seguito di un interrogatorio iniziale durato un paio d'ore, vi è una pausa. Una pausa in cui Milena parla in privato con il suo avvocato, Licia Sardo. Milena Quaglini, il 4 novembre, confessa di essere colpevole anche della dipartita di Angelo Porello. Licia Sardo, l'avvocato di Milena, sostiene che la confessione del caso Porrello la ricorda davvero con molta, molta emozione. È toccata nel profondo e lo descrive come uno dei momenti più agghiaccianti della sua vita. Licia Sardo racconta che per la prima volta ha avuto modo di vedere l'altra Milena. Un altro viso, un'altra faccia, altri lineamenti, un altro sguardo. E quindi Licia Sardo spiega la scena. Infatti Milena e Licia erano sedute una di fronte all'altra. E Milena aveva la testa china in avanti, tra le mani. Licia, il suo avvocato, le dice: Milena, per favore, dimmi la verità. Tu c'entri con questa storia? Milena non apre bocca, rimane immobile. E quindi il suo avvocato continua: Milena, non ti spaventare. Un crimine è un crimine. Due potrebbero essere un problema. Però sappiamo anche che problemi avesse Angelo Porrello. Sappiamo che non era proprio questo stinco di santo. C'è qualcosa che proprio non mi torna in questa storia, Milena. Milena a quel punto alza la testa. Guarda il suo avvocato, cambia totalmente sguardo, diventa più duro, più cupo e poi dice: l'ho freddato io. Quindi Milena racconta la sua versione della storia. Era il 5 ottobre. Milena ha preparato il pranzo e appena dopo pranzo l'uomo, Angelo Porrello, ha tentato di farle violenza e ci è riuscito per ben 3 volte. Milena sostiene che ha dovuto stare in silenzio, soprattutto all'inizio, perché lui ha iniziato a metterle seriamente le mani addosso e lei, come al solito, aveva paura per la sua incolumità. Quindi Milena ha sostenuto che ha dovuto essere collaborativa. Dopo questi fatti, nel pomeriggio, la donna va in cucina per preparare un caffè. E in quel momento, quasi in uno slancio, la donna prende i sonniferi che tiene nella sua borsa, li scioglie a parti in un po' d'acqua e poi li mischia al caffè che dà ad Angelo Porrello. Ed è in questo modo che Angelo Porrello perde la vita. Milena poi si è occupata di nascondere il corpo in concimaia. Nel frattempo i periti e i consulenti esaminano il caso di Milena, specialmente perché per sopportare una vita fatta di dolori la donna si è appoggiata alla bottiglia. Milena ha bevuto tantissimo durante la sua vita. E se quella dipendenza avesse limitato la sua responsabilità? Analizzando un minimo la sua storia per intero, troviamo un'infanzia difficoltosa e degli stati depressivi che ha dovuto curare con dei farmaci. Ha tentato di farla finita più volte e ormai la donna, dopo tutti questi anni di assunzione di alcol e farmaci, vive stati alterati, ha crisi isteriche, stati confusionali, ha perdite di coscienza, soffre di capogiri, di perdita di equilibrio. Pensate, le si paralizzano mani e piedi. E inoltre, Milena ha anche delle crisi di natura epilettica. Nella perizia del Tribunale di Milano si legge che nonostante Milena sia un soggetto con disturbi di tipo isterico, al momento dei crimini era pienamente consapevole di ciò che stava facendo. Traduzione? Milena era in grado di intendere e di volere. Però nel frattempo gli inquirenti cosa fanno? Scavano ancora più a fondo nella vita di Milena Quaglini. E trovano effettivamente un episodio accaduto anni prima, la dipartita di Giusto Dalla Pozza. Milena aveva lavorato per lui nel 1995 e a quel tempo la donna era ancora incensurata. La dipartita di Giusto era stata archiviata come accidentale, ma il 29 ottobre del 1999 Milena Quaglini confessa anche quel crimine. Giusto, è stata la sua prima vittima. Arriviamo quindi al 13 ottobre del 2000. Siamo al Tribunale di Milano, dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello. Milena Quaglini deve ricevere la sentenza definitiva per la dipartita di Mario Foidi, suo marito, ma la condanna è mite. Le viene riconosciuto un parziale vizio di mente e quindi deve scontare solo 6 anni e 4 mesi di carcere. 4 mesi dopo, la Corte d'Assise di Padova emette la sentenza per la dipartita di Giusto Dalla Pozza e anche in questo caso la condanna per Milena è lieve. Viene riconosciuto un eccesso colposo di legittima difesa e viene condannata a 1 anno e 8 mesi. E poi arriva il terzo crimine,
che viene giudicato a Pavia. Per questo processo viene chiesta un'ennesima perizia psichiatrica e da questa perizia psichiatrica viene fuori che Milena Quaglini era del tutto in grado di intendere di volere. Quindi rischia davvero una pena molto severa a differenza delle pene precedenti. Arriviamo quindi al 24 settembre del 2001. Siamo al Tribunale di Pavia. Milena in questo caso sale al banco dei testimoni e racconta tutta la sua vita. La sua deposizione è un fiume in piena, attacca, si difende, spiega, si sfoga, racconta tutta la sua vita Michela Quaglini. Passano pochi giorni, arriviamo al 16 ottobre del 2001. Siamo al carcere di Vigevano e l'orologio segna le 2:15 di notte. Siamo in una cella particolare, perché è particolare anche la detenuta in realtà. E noi la conosciamo bene. È controllata di giorno ogni 15 minuti. E ogni ora di notte. La cella è piccola, poco illuminata, e sulle pareti si possono notare dei quadretti, degli oli, soggetti sicuramente semplici, ma ben fatti. Il letto è vuoto, le lenzuola sono tutte aggrovigliate, strappate e buttate da un lato. Milena non c'è. Milena si è tolta la vita nell'armadietto di metallo della sua cella, con il lenzuolo. Se spostiamo lo sguardo sulla scrivania, leggiamo un foglio, è un foglio d'addio. Forse non l'ha capito nessuno di quello che sento nell'anima io. E allora sono stanca, talmente stanca da non farcela più. E così, in questo modo, finisce la storia e la vita di Michela Quaglini. Quella donna aveva un sogno, costruire una famiglia che vivesse in una bella casa. E quel sogno finisce tra le mura di un carcere. Per tutta la vita Milena ha cercato di rattoppare quegli strappi che si continuavano a formare nella sua vita senza mai riuscirci. Ma la verità è che forse quegli strappi Milena avrebbe forse potuto ricucirli in altro modo. La sua vita non è stata assolutamente facile. E se non fosse incappata in quei problemi gravi, come la depressione o l'alcol, forse questa storia non sarebbe andata così. Forse sarebbe andata in modo diverso. Però la verità è questa. Con i se e con i ma si possono costruire dei castelli. Detto questo ragazzi, io ho finito di parlare in questo video. Spero che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Se vi va ovviamente potete lasciarmi le vostre idee, le vostre opinioni qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.